Io mi ritengo personalmente, per le mie convinzioni, piuttosto lontano da determinati messaggi, ripeto, che portano alla sfiducia e all'egoismo. Guardi, in questo momento il nostro paese potrebbe fare molto meglio e molto di più se ci fosse più fiducia. Io ero uno dei pochissimi, o forse l'unico allora, che apparteneva al mondo della sinistra, che quando Berlusconi diceva i ristoranti sono pieni, si ricorda, e io dicevo fa bene a dirlo, e tutti prendevano in giro anche me, no? Perché secondo me chi sta al governo deve cercare di aiutare a svilupparsi il sentimento della fiducia. Conosco la propensione alla fiducia, molto sincera e onesta, di Farinetti. È che quando poi questa applicazione della fiducia ostentata, il dire sistematicamente in televisione, dal palco, in Parlamento va tutto bene, l'ottimismo e il profumo della vita, è stata la ricetta renziana che ha portato alla distruzione del Partito Democratico. Quindi se la ricetta per ripartire del centro-sinistra è continuare a dire agli italiani che sono in profonda crisi abbiate fiducia, capisco che gli italiani dicono sì, però anche basta, fateci provare con gli altri. Mi ha colpito un aspetto tra i tanti che potrei citare. Stamattina Roberto Dalimonte, politologo, padre dell'Italicum, ha detto, e di sicuro non è un leghista, ho fatto un'indagine tra l'elettorato del Partito Democratico. L'80% degli elettori del Partito Democratico hanno detto che si trovano molto più vicini con Minniti e paradossalmente con alcuni aspetti con di questo DL che non con la svolta, in qualche modo la semplifico, buonista o comunque di accoglienza, di accettazione di Martina. Questo cosa significa? Significa che anche in quelle parti un tempo tolleranti, un tempo in qualche modo riottoso nei confronti di alcune scelte di questo DL, evidentemente hanno cambiato idea e qualcosa sta succedendo in questo paese. Si può reagire e rispondere dicendo cari italiani abbiate fiducia perché un giorno andrà tutto bene e ci sarà il lieto fine come nelle serie televisive. Salvini e Di Maio secondo me oggi vincono le elezioni e hanno un successo nel paese perché evidentemente stanno facendo un'altra strada. La mia visione della fiducia e dell'ottimismo sono sentimenti che riguardano il futuro, e cioè pensare che i problemi si possono risolvere. Non vuol dire non essere realisti. Siamo di fronte ad un grande problema. Secondo me, di fronte a un grande problema, il pensare che si possa risolvere e darsi da fare per risolverlo è un modo per avere fiducia. Questo io intendevo, non andare a raccontare frottole. E questa storia della fiducia per creare positivo vuol dire che se un imprenditore italiano o straniero ha fiducia del nostro paese, investe. Se non ha fiducia, non investe. Se andiamo a dirgli che chiudiamo la domenica i negozi e decideremo noi chi sono i paesi turistici e quali non turistici, per un investitore straniero che ha dei negozi in Italia può essere un problema. Secondo te l'attacco ai tecnici del Ministero dell'Economia è una strategia politica ben precisa oppure un segno di debolezza, un segno di nervosismo? Credo più da prima, c'è anche chi sostiene addirittura che il fuori onda, la telefonata, la nota vocale di Rocco Casalino, portavoce di Conte, sia stata artatamente messa fuori proprio dal Movimento 5 Stelle per dimostrare che loro hanno le idee chiare, sono anche disponibili o addirittura disposti a vendicarsi qualora non fosse sforato il deficit, qualora non si trovassero i soldi. In ogni caso, secondo me, questa male che vada verrà utilizzata come alibi, come a dire se non ce la faranno a sforare il deficit potranno sempre dire però ce l'hanno con noi i burocrati. È debole come mossa. Io credo che se non raggiungeranno il 2,8% francese però ci sarà un ulteriore sforamento, perché questo governo deve dare con la legge di bilancio dei segnali forti, non tutti, non è che un mese dopo possono far tutto, ma i due segnali sono agire contro la riforma Fornero, ed è quello che vuole Salvini perché sono anni che fa questa battaglia, e fare qualcosa di chiaro legato al reddito di cittadinanza, e questa è la battaglia dei 5 Stelle. Dico solo un'ultimissima cosa veloce ad Oscar Farinetti, che vedo che ultimamente ce l'ha sempre con la storia della domenica dei negozi chiusi. Intanto questo governo li vuol chiudere con una turnazione del 25%, non li vuol chiudere fino in fondo, però caro Oscar, te lo dico con affetto, il problema è che la tua idea, secondo me, di sinistra è un'idea legittimamente che piace tanto agli imprenditori, però io anche su questa norma ho sentito per esempio Landini dire che è una bella cosa. Se poi la classe operaia o il proletariato ha smesso di votare il Partito Democratico e si è avvicinato alla Lega, al Movimento 5 Stelle e il PD renziano lo votava solo il Parioli, un motivo ci sarà. O allora, sono tutti diventati bischeri o forse diciamo che si stanno spostando troppo verso l'imprenditoria e poco verso gli operai.